ci siamo ritrovati ieri e abbiamo iniziato con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, non facendo caso alla nostra posizione in classifica e ai risultati, e siamo carichi e vogliamo fare una grande partita domenica. Seconda domanda, si va a Torino, è una specie di scontro salvezza. Che gara ti aspetti e cosa servirà a mettere in campo per avere la meglio sui Granata? È uno scontro salvezza perché attualmente magari siamo in queste posizioni, però non sarà sicuramente la partita di Torino la determinante per il nostro percorso. Noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo e sappiamo sicuramente che dobbiamo metterci qualcosa in più e speriamo di acquistare un po' più di sicurezza e di avere qualche punto più in classifica. Terza domanda. Come giudichi le tue prestazioni e quelle del Crotone in questo avvio di stagione? Ma in generale tutti gli individui e la squadra stessa è andata in crescendo. All'inizio era un campionato nuovo per tutti, venivamo da settimane difficili, fra allenamenti con pochi giocatori, poi ci sono state le nazionali, e da poco siamo riusciti ad allenarci tutti in gruppo e si vedono già i risultati. Sicuramente dobbiamo migliorare perché quello che vogliamo fare è ancora abbastanza lontano. Quarta domanda, troppi gol subiti e pochi realizzati consigliano più attenzione in campo? Sicuramente l'attenzione è una discriminante fondamentale in questo campionato, ce ne vuole di più rispetto all'anno scorso, però anche la consapevolezza è altresì importante, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, cercare di fare il nostro lavoro, non cambiare nulla di ciò che ci ha portato alla vittoria l'anno scorso e sicuramente prestare un po' più di attenzione e veemenza in alcune circostanze. Quinta domanda, lo Stadio Grande Olimpico di Torino rievoca dolci ricordi per te, l'esordio in A. Sì, quando sono arrivato a Crotone ormai 3 anni e mezzo fa quasi, ho avuto la possibilità di fare la mia prima partita in quello stadio e sono molto contento di ritornarci 3 anni dopo con una nuova consapevolezza, sperando anche di acciuffare un risultato che sia migliore dell'altra volta. Però siamo fiduciosi e ce la metteremo tutta.